Siamo con Alessandro Piazzi, qui alla mia destra, amministratore delegato di Estra S.p.A. e abbiamo molte cose da dire, ma volevamo iniziare cercando di conoscere più da vicino il nostro ospite e appunto una cosa piuttosto originale rispetto alla, diciamo, alla maggioranza degli altri amministratori è quella di un docente di filosofia che ha abbandonato la docenza per fare appunto altro. Questo da quanto tempo? Io ho abbandonato l'insegnamento dal 2005, mi sono da quel tempo dedicato interamente a questa attività, diciamo, di amministratore delegato, prima di Intesa e poi di Estra. Quindi l'attività era un'attività di docenza di filosofia, quindi ecco, una cosa che in qualche modo continua anche oggi a livello ovviamente non più professionale o meno? No, io i miei studi, quelli diciamo che mi hanno accompagnato tutta la vita, non li ho mai abbandonati e continuerò a farlo, ovviamente nei ritagli di tempo, perché l'attività che sto svolgendo adesso è molto impegnativa dal punto di vista del tempo vero e proprio, ma anche del, diciamo, del cervello occupato in preoccupazioni, diciamo, diverse. Quando ho qualche giorno di tempo, durante le ferie, durante il weekend, qualche volta capita, mi dedico alle letture che mi danno un po' di tregua rispetto a questo. Bene, ecco, molti lo sanno ovviamente, ma se l'amministratore delegato proprio in due minuti d'orologio potesse spiegare a tutti, anche a chi magari è meno informato, che cosa si intende per multi-utility, perché questa parola che viene a chi accompagna, no? Estra e non a tutti forse è chiara, quindi un'esigenza di chiarezza e di trasparenza in questo senso può essere ben voluta. Beh, multi-utility vuol dire fare diverse attività consanguinee, diciamo, ma non esattamente la stessa attività. Per esempio, noi vendiamo fondamentalmente energia elettrica, gas, quindi due commodity diverse, facciamo facility management, risparmio energetico, facciamo telefonia, facciamo una serie di servizi, ecco, in questi campi qua. Vogliamo essere, come dire, definiti come un soggetto che dà più servizi nel campo dell'energia, della connettività e così via, quindi multi-utility perché ha varie attività che però si tengono tra di loro e fanno sinergia. Bene, anche complimenti per la sintesi, perché credo che sia stata tale. Ora veniamo anche, come inevitabile che sia, a parlare di cose che in qualche modo magari non so se tolgano il sonno, ma sicuramente fanno meno piacere a chi amministra appunto Estra. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto anche in una nostra puntata, c'è stata questa multa da parte del garante del mercato, una multa di 500.000 euro, conferma la cifra, no? Ecco, a destra, ecco, potrebbe spiegare, ovviamente noi abbiamo dato la notizia e c'erano delle, insomma, accuse piuttosto gravi nei confronti dell'azienda. Cosa ha da dire l'azienda nei confronti di questo provvedimento, sicuramente forte, pesante? Sì, intanto va un po' inquadrato questo tema, e la cifra veramente è molto grossa e ci preoccupa, come deve essere, come è giusto che sia fondamentalmente, però va inquadrato in un contesto un pochino più largo. Innanzitutto sono state molte le aziende che si misurano sul versante commerciale della vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas, perché siamo entrati da qualche anno a questa parte in un mercato molto competitivo e quindi se vogliamo stare in questi mercati, per noi è molto importante starci, perché siamo partiti, diciamo, nel 2010 come Estra, mettendo insieme tre aziende di Siena, Prato, sì, Arezzo, ne parleremo, sì. E poi siamo cresciuti, quindi inizialmente siamo stati noi quelli che siamo stati aggrediti da grandi aziende, quindi abbiamo dovuto sviluppare un'attenta, come dire, campagna commerciale per farci crescere. In questa corsa, diciamo, e questa competizione, quasi tutte le aziende più importanti sono state
sanzionate dall'Authority. In due riprese, nel 2015 furono sanzionate Eni, Enel, A2A, eccetera, eccetera, nel 2016 sono state sanzionate altre aziende tra le quali noi. Vuol dire una cosa molto semplice, che questo mercato molto competitivo ha bisogno di regole più stringenti, di chiarezza, cosa che ancora effettivamente non c'è. Però ecco, vorrei precisare che appunto in questa la motivazione di questa multa molto pesante, in questa motivazione si parla anche di contratti non richiesti per il gas ed anche per l'energia elettrica, richieste di pagamento di corrisposti non dovuti, cioè, sono cose molto concrete, no? Sì, sì. Sono esattamente le stesse cose, sono imputate anche a tutti gli altri, perché... Ma ora noi però, noi interessa, certo. Ma al comune mezzo caldo, senz'altro, però che siamo in un mercato estremamente competitivo. Ovviamente ci avvaliamo di agenzie esterne per intracciare clienti, per fare, come dire, per andare a conquistare un pezzo di mercato, e queste agenzie interne, noi ci avvaliamo di circa 40 agenzie esterne, perché operiamo ormai su tutto il territorio nazionale, alcune delle quali non hanno rispettato i rigidi quindi parametri. La colpa dal punto di vista dell'azienda ricade su coloro ai quali si è appaltato, certo, a livello esattamente esterno. Questo, noi siamo, come dire, un'organizzazione molto complessa, ma chi va a rintracciare i clienti con la modalità del porta a porta, in questo caso del teleselling, che è un'altra modalità con cui si vanno a conquistare il cliente sul mercato, e lì ci sono state agenzie che, come dire, non hanno rispettato le nostre regole. Voi avete, ecco, rescisso il legame fra voi? Abbiamo e rescisso queste... il legame molto prima di quanto di quando l'autorità ha fatto la sua visita ispettiva. Questi fatti risalgono dall'inizio del 2015 a metà del 2016. Noi avevamo già, sulla scorta di quello che era capitato ad altre aziende, abbiamo fatto una specie di audit interno molto severo, cambiando molte cose, e abbiamo praticamente sistemato questa cosa, ma il passato, diciamo, qualche elemento, diciamo, quindi questo vuol dire che rispetto, per concludere su questo, rispetto a quella che è la sanzione, e la, diciamo che Estra si è messa a questo punto al riparo cambiando questo sistema. Abbiamo fatto ulteriori controlli, abbiamo interloquito a lungo con l'Authority, perché non è che, vuol dire, che ci siamo nascosti o così, abbiamo interloquito, l'Authority ci ha dettato ulteriori misure da prendere, oltre a quelle che noi da soli avevamo già intrapreso. Tra l'altro lo riconosce l'Authority nel verbale che ci ha fatto. Ovviamente, insomma, una cosa un po' che ci ha colpito, perché avevamo fatto veramente un grande check-in del nostro comportamento verso i clienti, così avevamo pensato di aver risistemato tutto, così diciamo non è stato. Evidentemente qualche cosa non ha funzionato, questo non c'è dubbio. Però ecco, il riconoscimento dell'autore ci ha fatto molto piacere. Quindi avevamo corretto quello che potevamo correggere, però a valle, diciamo, di un nostro comportamento che noi riteniamo corretto, qualcuno non si è comportato correttamente. Ultima cosa che voglio dire molto rapidamente: noi abbiamo fatto in questo periodo circa 70-80 mila contratti. Si sta parlando di 139 situazioni non corrette. Ma quando dice 70-80 mila contratti, sempre tra gas, energia elettrica. Quindi siamo di fronte a un comportamento largamente dentro le norme, le regole, i punti, diciamo, che avevamo affidato a queste agenzie, diciamo, secondo regole severe, e però qualcuno a valle non ha rispettato fino in fondo questo. Ovviamente sono state rimosse con richiesta anche di danni. Non c'era dubbio. Dunque, all'amministratore delegato Piazzi volevo anche se qui noi ci occupiamo soprattutto di cose locali, nel senso senesi, ma mi è arrivata notizia che c'è una situazione particolare anche per quanto riguarda la vostra azienda a Prato, nel senso che appunto il comune anni fa era contrario alla proroga del contratto con voi, e la cosa è andata in tribunale e sostanzialmente il tribunale ha dato ragione al comune.
E le risulta questo? Sì, mi risulta, cioè, ci fu un contenzioso. Perché anche lì c'è stata poi una multa, questa volta dall'autorità per la concorrenza, per l'antitrust. Sempre l'antitrust. Esatto. E anche lì, diciamo che il tribunale ha dato ragione a chi si era opposto a voi. Sì, c'è stata una sentenza, in primo tempo il TAR ci ha dato ragione, in un secondo tempo il Consiglio di Stato ci ha dato torto, quindi questa è la normale sequenza dei fatti fondamentalmente. Noi eravamo assolutamente convinti che il Comune di Prato, che fece l'ultima gara possibile di individuare, perché per quanto riguarda la distribuzione del gas, so che sono materie molto complesse, ma tutto, anche molto concrete, cioè la divisione tra distribuzione del gas e vendita del gas in Italia ormai è un fatto conclamato, e si è stabilito che il mercato dovesse entrare anche nella distribuzione del gas, un'attività molto, diciamo, strettamente regolata, diciamo, dallo Stato fondamentalmente, quindi dalle authority che regolano questi segmenti, queste attività, che si dovesse procedere a gare. Da quel momento in poi nessun comune poteva fare una gara più per conto proprio. Quindi secondo noi il Comune di Prato aveva presentato, diciamo, scindendo, diciamo, un rapporto con tutto il resto dei comuni dell'ambito di Prato, presentato l'istanza per fare gara, e noi ci opponemmo semplicemente. Due interpretazioni di una legge anche lì complessa, quindi se in un primo tempo il TAR ci ha dato ragione, il Consiglio di Stato poi ci ha dato torto, e quindi abbiamo, come dire, dovuto soccombere sotto questo aspetto. Quindi, certo. Ecco, un'altra cosa di cui si parla molto, le partecipate. Ora qui c'è un discorso di SPA che quindi è diverso, ma il legame è sempre un argomento che riesce a catturare l'attenzione, è il fatto che ci siano spesso a livello di amministratori delegati, CDA, eccetera, persone legate alla politica. E sicuramente anche l'amministratore delegato Piazzi lo è, possiamo dirlo senza nessun problema, legato al PD. Ho trovato qui un articolo del Fatto Quotidiano di qualche anno fa in cui per esempio si diceva che tra il 2012 e il 2013 lei è stato con 24.000 euro il maggior contribuente del partito, quindi da una parte gli va dato atto di avere contribuito magari a differenza di altri, ma è chiaro che questo legame con il partito è forte. Intanto, detto questo, lei lo conferma ovviamente questo legame. Certo, questo è un fatto pubblico. Non è un fatto pubblico. Ecco, secondo lei. Però fermo, devo precisare. No, infatti la domanda era questa. Ha un ideale politico, che io lo trovo una cosa seria, se fatta secondo. Fare l'amministratore di un'azienda che ha le sue regole, eccetera, eccetera, questo deve essere. La divisione tra un'attività politica e un'attività di amministratore delegato nell'interesse di un'azienda che ha derivazione pubblica deve essere assolutamente rigorosa. Ma io chiedo, come ho chiesto anche ad altri in questa trasmissione, se non fosse stato oggettivamente, pubblicamente e vicino al Partito Democratico, all'onorevole e poi sindaco Cercuzzi, ecco, pensa che avrebbe intrapreso lo stesso questa strada oppure no? Questo non c'entra niente Cercuzzi, questa è una cosa che viene un po' più da lontano, viene dall'inizio, dal tempo, diciamo, di Intesa, quando Cercuzzi non aveva nessun incarico. Io ho fatto un'esperienza molto importante, molto bella nell'azienda Intesa, partendo proprio dalla umile gavetta, cercando di capire questo grande segmento di attività del gas. E mi sono ritrovato studiando e leggendo e approfondendo ed avendo rapporti molto seri, importanti, con chi ne sapeva più di me, a Siena e fuori di Siena, questo segmento di attività, tanto da farmi avere, diciamo, una preparazione, credo, abbastanza rilevante in questo campo, sia a livello locale che a livello nazionale. Quindi, ecco, c'è dietro questa nomina, dice appunto l'amministratore delegato di Estra, c'è stata una gavetta e uno studio specifico dei problemi.
diciamo che anche la politica inizialmente per il discorso di intesa forse aveva avuto un suo ruolo. Certo, in questo senso qui, proprio certo. Certamente c'è Cuzzi, ma assolutamente. Il PD si può dire. Certo. Il PD, vabbè. Come capita, diciamo, in ma, tutte le partecipate pubbliche. Come ho detto appunto che è una domanda che abbiamo fatto sostanzialmente a tutti. Ecco, in conclusione, lei è in carica dal 2009. Quindi sono 8 anni, quindi un periodo lungo e se non erro siamo vicini al rinnovo. Ecco, certo. Pensa di essere di nuovo amministratore delegato di Estra per quanto dura esattamente il mandato? Il mandato dura 3 anni. 3 anni, ecco, quindi lei dà la sua disponibilità per un nuovo mandato, per il rinnovo? O pensa che il fatto di essere dal 2009 sia diciamo sufficiente? Guardi, una cosa è una nomina in un normale consiglio di amministrazione, ma quando si tratta di deleghe assai rilevanti come quella che ha oggi Estra oggi è un'azienda che fa 1 miliardo di fatturato, ha 750.000 clienti, lavora su quasi tutte le regioni d'Italia e ha sviluppato, come dire, una quantità di questioni assai rilevanti. Allora, qui si può sostituire tutti e nessuno, diciamo, tutti siamo fungibili, no? Però la disponibilità mi pare di capire che per un altro mandato ci sia. Noi siamo in una fase molto delicata perché siamo in procinto di quotazione in borsa, quindi se riusciremo a portare avanti questo percorso che è molto avanzato a questo punto, noi pensiamo a novembre di poterci votare in quindi borsa, novembre del 2017 o primi dell'anno del 2018, al massimo, cioè meno di un anno. Noi pensiamo di, allora è chiaro che il management che fino ad oggi ha portato avanti questo percorso, per chi diciamo valuta la quotazione in borsa, e sono gli investitori che ti vengono a incontrare, ti conoscono, sono i fondi e così via, per far riuscire bene una quotazione in borsa è abbastanza evidente che occorre che il management che ha portato fino a qui l'azienda è, come dire, invitato a continuare. Questo non significa che io mi candido, io penso che se mi venisse chiesto di continuare potrei dire e di pensa che deve andare lì? Non lo so, perché c'è un momento, noi siamo molto concentrati su questa cosa. Io non farò barricate per rimanere se non c'è una determinazione ad andare avanti. Se mi viene chiesto, ovviamente darò la mia disponibilità, almeno fino alla quotazione in borsa. Fino alla votazione di borsa è l'immediato, certo. È l'immediato, darò la mia disponibilità, se era questa la domanda. Esatto, e questa la risposta è chiarissima e quindi ringraziamo l'amministratore delegato di Estra S.p.A. Alessandro Piazzi, lo ringraziamo per la disponibilità e anche per la chiarezza con la quale ha risposto alle domande.